Ragazzi, lo scorso video delle richieste di Sban vi è piaciuto un sacco. Ho deciso che la riporteremo oggi qui su Twitch. Allora, partiamo dal signor Levi Attilio, che ci dice: perché sono stato bannato? E ha linkato il suo canale YouTube. Andiamo a vedere il suo canale YouTube, dai. Andiamo a vedere il suo canale YouTube, mi sembra doveroso. Gioco a Call of Duty. Primo video di Roblox, Mason Tycoon. È un ragazzino, raga. Mi dispiace un botto che... Mi dispiace, si è semplicemente spammato il canale. Che dite, raga? Ma sì, dai, riammetto, ci può stare. Non posso guardare video così. Va bene, dai, riammettiamolo senza dire dai, niente. Dai, lui è riammesso. Brunani, se volete supportarmi anche sul mio canale Twitch potete abbonarvi gratuitamente se a casa avete Amazon Prime. Se lo collegate a Twitch potete ricevere un abbonamento ogni mese da utilizzare dal vostro streamer preferito. Utilizzatelo da me perché a 1800 sub faremo una 12 ore incredibile. Allora, andiamo da Wii. No! Chi è? Scusa, no. Non vedo. Marcio, ho sbagliato. Rifiuta. Anche io. Raga, purtroppo non posso leggere certe cose. Ero da UE. UE 18. Ciao, mi saluti. Mi saluti. Oka! Ma sto! Non mi caga. Scusi, mi pento. Non mi sbanni di sicuro. Però ci provo. Ho sbagliato. È giusto questo ban. Lo riammettiamo. Lo riammettiamo perché ha sbagliato. Adesso scrivi. È giusta questa riammissione. È giusto. È giusto, è giusto, è giusto, è giusto. È giusto. Sei solo un gran... Questo lo posso dire? Sei solo un gran merdoso. RD0. Ma lui ha detto che sono un merdoso. Scusa, sono stupido e grasso. Per questo l'ho scritto anche a te, ma mi dispiace. Sono nuovo, per favore riammettimi. Le riverenze messere. Ok. A te e famiglia. Ok. Okay, mi voglio quelle, cattive. Sì, esatto. Sei un belle. Ciccione e mi fai altamente defecare. Però già da uno che si chiama cacca. Oltre che ora sto... Non mi scuso per niente, il mio passato non lo rinnego e non lo dimentico. Vabbè, allora ricordati. Rifiuta. Il ban. Ricordati questo. Sei ban. Sei davvero una grandissima ape schiacciata da una macchina. Punto. No, povere api, io mi dissocio, io non vorrei paragonare, sì. Esatto, cioè, povera ape, dai. Allora, questo qui ha scritto tutte le bestemmie del mondo, Ucraina, Belorussia, Gesù, tutte. E poi si permette di scrivere, mi scuso con tutti, sono consapevole di ciò che ho scritto e giuro che non lo farò di nuovo, scusate ancora. Quanti ti prego, adesso gli scrivi, un ban con tutte le parole a caso, in caps. Ok, va bene, no, questo infatti lo volevo rifiutare, bestemmie no. Scrivo... Ciao. Cereali Kellogg's. Ciao, cereali. Porta da calcio, pallone da basket. No, pallone da basket, poi siamo un insulto. Arbitro, segretaria, antina, del bagno. Antina water, scopino del cesso. No, spazzolino. 2 hours later. Formula 1. Termo coperto. Minestra. Scuola, scuola superiore minestrosa. Minestrone. Ciao, giuro. Basta, in via rifiuto. Abbiamo rifiutato anche questo. Questo mi manda una bestemmia al contrario e dice: ehi Marci, come va? Su YouTube ti seguo da 3 anni, qui da un po' meno. Non voglio scrivere scuse, chiedo solo di riessere riammesso in chat. Chiedo umilmente perdono, spero possa comprendere, in ogni caso ti stimo. Allora, non voglio scrivere scuse, ma dopo ci scrive. Chiedo umilmente perdono. Io lo riammetto e ho scritto, non penso di riammetterti. Ok. Non penso di riammetterti. Riammetterti. Sta zitto, ciccione. Scusa, è colpa mia, sono consapevole di ciò che ho fatto e mi dispiace. Ma no, ma questi qua sono tutti bravi, raga, dai. Ok. Poi, ciccione, mi puoi riammettere? Era mio fratello a scriverlo. Ma, aspetta. Scusa, fratello. Rifiuta. Scusami, mio fratello, virgola, anche se sono figlio unico, virgola, non vuole. Raga, non vuole mio fratello. Se non vuole mio fratello, raga, non vuole. No, c'è ragione. Lui ha scritto, Dio. vabbè. Questo ci segue da un botto. Scusate se ho scritto questa cosa brutta. Sono esplosivo di quello che ho scritto. Però non voglio smettere di seguire Marcia anche se lo seguo da poco. Riammetti perché mi segue da veramente tanto. 99. No, da tanto no. Però scrive tanti messaggi. Boh, riammetti. Lui ha scritto. Ha mandato un canale YouTube. Perché mi avete bannato? Adesso andiamo a vedere il canale YouTube. The Lord of Nutella. Io quasi quasi mi iscrivo. Accetta. Non mandare link in chat. Spero che l'abbia capito. Questo ha mandato un altro canale YouTube. Vediamo chi è. Amo Marci. Ok. 21 marzo. Vediamo.
È lui che gioca a Brawl Stars. Spammone da Zano, raga. Si spamma ovunque. Io scrivo primo, no, ultimo. Però lo banno. Ah, raga, non si fanno. Dai, rimettiamo, mi dispiace. Allora, sei uno stro. Oh, non so. Mi scuso, ma è stato mio fratello. Se il mio youtuber preferito, mi dispiace tantissimo. Allora, io... cosa scrivo? Qua difficile. Mi dispiace, ha scritto solo un insulto. Io comunque voglio andare oltre gli insulti. È che... cosa facciamo, raga? Decidete voi nei commenti, per favore. La scusa dei fratelli non le riammettiamo più. Ci sto, ci sto. Se non ci... allora, se si prendeva le sue colpe, sì, tipo, ho sbagliato, ti riammettevo. Invece no, il fratello... perché rifiutami. Fratello c'è. Adesso non è che io domani mattina vado... mio fratello. Vado, prendo la pizza, non la pago e dico che è stato mio fratello cattivo. Mio fratello ha detto di no. Nel senso, se è stato mio fratello è un casino. Due nuove, vediamo. Giovanni e Rossi. Cavolo, questa è una cosa brutta. Mi ha dato del diversamente abile. Mi ha dato. Scusa, era solo per attirare l'attenzione. Non do le colpe a nessun altro tranne a me. Spero che mi perdoni. No. Rifiuta. Non ti perdono. Perché non è bello scherzare su queste cose. Punto. No, io non rifiuto questo. Ma state scherzando. Marci Fanpage 06 mi ha scritto: ciccione, vergognati. Ma ripigliati. Ma io dico: dove sono capitato? Dio. Dio. Io comunque mio fratello lo strozzo. Scherzo. Avevo appena cambiato account, ma mi metto la password. Non sei costa sbannarmi. Che dite, ragazzi? A Marci Fanpage. Farà Marci Fanpage 061. In realtà qua sta scritto: ciao Marci, ho dovuto creare un nuovo account perché mio fratello mi aveva fatto bannare. Quindi ne ho dovuto creare uno nuovo. Vabbè, rifiuto. Metti il set finale nel nuovo account. Abbiamo una nuova. I'm Walter. No, ha bestemmiato. Scusa, volevo anche abbonarmi. Rifiuto. Se ti abboni ti sbanno. Giusto, raga. Sì, paga lo sban. Mickey Mule. Palle e Buddy ha fatto un passo segreto che arriva a casa tua. Marci, l'hai vista la casa di Bella Faccia finita? Boh, nel senso, l'ultimo messaggio è molto di impatto. Non so come dirti. Cioè, è proprio una cosa però, che... però ha scritto, wow, dai, sono bello. Dai, lo riammetto dicendo anche io. Anche io, dai. Anche io. Prossima. Mi hanno sbannato. Ma dai, stavo scherzando, scusate. Però stavo dicendo ai miei amici della chat che ero tornato. Mi rifiuta. Anche io sto mostrando ai miei amici come sei bannato. Stato bannato per aver scritto di essere stato sbannato. Un'altra bestemmia, non lo farò mai più. Lo accetto, lo accetto. Promesso, promesso, per favore, promesso. Io questo qua lo bannerei solo questa per il nome. Questa bestemmiato, non ero io. Sì, ma già era nome. Mio fratello, a scrivere sì, quella parolaccia. Beh, se potrei essere bannato. Ma certo, infatti rimani bannato. No, questa è bella, questa è molto... bravo, bravo, mi è piaciuta. Lei ha chiesto se potrei essere bannato. Poi ha scritto succhia, poi è andato avanti. Un sium. E poi ha scritto scusa, mi dispiace, però da quanto mi segue? Cosa scrive? Veramente... un botto di messaggi, esatto. Mi segue, però da tanto. Mi segue dal 19 febbraio, ha creato l'account per me. Però scusami, è stato bannato due volte. Tre timeout e due ban, lo vedi in alto? Vedi, ban di due, timeout sì. Tre. Quindi... che facciamo, signori mod? Somma. In chat, cosa facciamo? Io direi che alla terza, nel senso, non... terza volta anche no. Cioè, aspetta, però è tutto nello stesso momento praticamente, perché è due volte dal bot e due volte bannato nello stesso momento praticamente. Ok, quindi possiamo riammetterlo. Ob, vabbè. Oh, qui il popolo diceva ban. Fancubo! Scusate, non è stato corretto da parte mia streaming in questo modo. Spero potete riammettermi, se no seguite le live senza potermi scrivere. Riammettevi. Sono troppo bravi. Dove sono quelli cattivi? Ma Marci, perché non si può scrivere in arabo in chat? Fancu! Basta, me ne vado. Vaffan... Dai, non lo faccio più. Infatti, non puoi farlo più. Scemo! No! No, mi dissocio. No! Scusami, quello dopo Paolo è creativo, devo dirlo. Su caca. Scusate sì. Se ho detto questa parola volgare, non lo ripeterò più. Per favore, ma sì, dai, sbagniamolo. Questo io sì, voglio sì, quelli belli cattivi. Ma sì, infatti, quelli più cattivi. Fai schifo, fai vomitare. Marci di merda, Dio. Poi una bestemmia. Questo non le diciamo. Ci limitiamo a dire merda al massimo, ok? Scusate, moderatori.
e Marci in primis. Sono un tuo fan da circa 8-9 mesi su Twitch. Mi dispiace, ma mio fratello mi ha rubato il telefono e ha scritto queste bestemmie, parolacce e bruttissime parole. Ho sbagliato, io in primis a lasciarlo solo col mio telefono. Vi prego di... scusarmi e sbannarmi, se vi sembra giusto. Grazie, scusate per il tempo perso. Allora, mi segue da un bel po'. Dai, ammetti, diciamo che scrive dei messaggi carini. Ha fatto l'account il 25 marzo, che è una giornata molto bella. Quindi oggi mi sento molto gentile, ti riammetto. Bravo, oggi sei proprio una persona buona. Ma io sono oggi, gentile, no? Sono quelli cattivi. Marci, salve signor Marci. So di essere stato un po' irrispettoso nei tuoi confronti nella chat. Ti chiedo se posso essere riammesso. Se così non fosse, so perché non sono stato riammesso. Buona giornata. Boh, lo riammetto per la fiducia. Loco, ha avvisato Redim in chat. Grande, Loco. Io sono un fan di Marci, fammi rientrare, ti prego. Riammetti. È giusto insultare i rivali. Allora, lo parlo della mia chat. Insultare i rivali. Chicco de mamma. Ottimo, lo parlo della mia chat. Ma se tanto non fai live, cosa banni? Cosa vuoi? Lo banni lo stesso, ok? Ma chi ti credi di essere, ciccione del ca? Chi ti credi di essere, ciccione? È proprio cioè, secondo me, posso dirlo? Sì. Perché secondo me bisogna è dirlo... Cazzoma. Sì, ciccione del cazzoma. Cioè, capito? Siamo una città, esatto. Siamo un paese, il cazzoma. Oh, raga, dove andiamo? Andiamo a farci un giro a cazzoma? Vabbè, questo non lo bagniamo e schiamo. Rifiuta. Vaffan cazzoma. Beh, insomma, è molto creativo questo insulto. Faccia DM. Domifauk. Faccia da... sono bello. A me sembri davvero uno schifo di persona. No, mi dissocio. In realtà io mi associo. Vado via perché non leggi mai i miei commenti. Vaffan. Mi puoi riammettere? Mio padre ti odia. Quindi ha scritto: vi chiedo scusa. Allora, digli no, a aspetta, tuo padre, di andare a cagare. No. Ma raga, no, scusate, il padre boh, mi odia perché? Perché guadagno più di lui? Dai, su, insomma. Allora, Jack Black 09. Porco. Certo che siamo pronti. È un'esclamazione per... come si mi dice? Mi scuso, sono consapevole. Io quello che ho fatto... Ok, sì, lo riammetto. Cioè, lui ha fatto un'esclamazione di... Costruisci... Gushem. Cos'è Gushem? Gushem. E non lo so, sarà napoletano. Comunque, il saluto così lo usavo con i miei amici io. Scusa. Riammetti. Scusa. Va bene. A scemo! No, questo è uno scemo. Mi scuso, spero che legge... Dai, sì, che sbatta, riammetti, dai. Mamma, dai, ma raga, ma sei più cattivo. Così non giù un bestemmione. Perché non ho fatto niente? Rifiuta. Il tuo vero problema è che devi imparare l'italiano. No! Ha scritto senza l'H, scusa. Muori, noob! Aveva preso il telefono mio fratello. Fai schifo. Virgola. Oh, è arrivato. Scusami, un altro bello mi fresco. Aveva, mi aveva preso il telefono, buddy. No, dai. Hai rifiutato tu, buddy. Quello nuovo. Ambro. Sei un obeso DM. È stato un amico. Nonostante ciò, mi scusa perché non devo dare il mio cellulare. Spero che accetto. Beh, questo è abbonato. Ci può stare che sia stato un amico. Dai, accetto. Auguri, Marcello. Vaffa. Figlio di. Io sono andato in bagno e mio fratello ha scritto: per farmi arrabbiare, ci siamo anche picchiati. È stato così. Questa è stata. Rifiuta. Tipo. Chi ha vinto la lotta? Secondo me ha vinto lei. Sei uno stro. Ciao Marci, messaggi di tipo sei uno stro non erano per te, ma per un ragazzo che mi insulta. Chiedo in mente scusa. E perché l'hanno insultato? Che si fa con questa persona? Da quanto mi segue? Non lo so, non me la sento tantissimo. Dai, riammettersi. Ragazzi, per i bambini, siete nati prima che fossi... Allora, io nel dubbio mi dissocio. Mio fratello mi ha preso il cielo e ha scritto queste cose. Please, mi riammettete. Comunque vorrei dire che anatomicamente questa cosa non ha molto senso. Nel caso, mi dissocio, signori di Twitch, non ho detto nulla. Lo rifiuto? Faccio io. rifiuta. Tranquillo. Anatomia, possiamo studiare un'altra parte. Ti piace? Sì, va bene. Bella, bella. Molto di classe questa. E quello dopo, allora, io gli scriverei proprio la frase al contrario. Cosa ho detto? Cosa ho detto? Cosa ho rifiuta? Detto? Manca la H. No, Marci, devi scrivere al contrario. No, manca la H. Ma al contrario devi scrivere manca obeso. L'H. Ho scritto obeso per vedere cosa succedeva. Comunque mi sei simpatico, non lo dico per fare il lecca culo. Ti stimo. Spero che mi riammetti. Buona serata e buona stream. Ti prego, Streamlabs, vi prego, fateglielo leggere. Sei stata la mia infanzia. Non sono grande, ho solo 13 anni. Volevo vedere cosa succedeva, please. Yaleo, vabbè, 25. Anch'io normalmente quando vado in giro il semaforo è rosso, provo a camminare per vedere se... Sono poco family friendly, no, raga, no.
Io riaccetto, dai, senza troppi indugi. Secondo me sei troppo buono. Dio, sono bello come Raul Bova. Lo rifiuto. Si chiama Raul con la R maiuscola. Poi dopo l'avrei messo, era troppo noioso. Raul. Per favore. Era un po' di iscritti. Bisognava cercare su YouTube. Vabbè, rifiuto. Dai, gemme gratis su Blue Stars. Ma bro, ma svegliati. Ti devi svegliare. Questo qui manda. Cos'è questo qui, ragazzi? Un pene? Sì, sì. Abo. Sì, no. Rifiuta. Abo. Non lo so, mandi peni. Non lo so. Ah, non lo so io. Non lo so io. Marci, ti no, che brutta cosa. Fai schifo. Sai, virgola, quando vado in bagno, a volte mi scappa la cacca. Punto. D'ora in poi, poi, nelle poche volte in cui non mi scappa, prendo il tuo nome e lo leggo. Così forse mi viene lo stimolo di defecare. Com'è, raga? Com'è? Va bene? Sì, sì, bello. Ci sta? Cosa scrive? Co. Così. Perché mi hai bannato? Non ho fatto niente, era mio fratello. Io sono una fan. 0-10, potenzialmente a 10 anni. Vabbè, riammettiamo, dai. Sulla fiducia. Ok, questo... Vaffan! Sì, no, perché poi ti dice che è brutto fare resistance. Quindi lui non accetta che tu utilizzi fare resistance. Bra, mi è piaciuta questa. Ma qual è? La rifiuto. Senza così, senza indugio. Ciao, ciccione! Sbannami, ti prego, prendo le mie colpe. Riammette. Raga, ma non c'è nessuno da insultare. Porco, non so di preciso perché sono stato. Posso un ban? Forse mio cugino ha preso il telefono. Forse, però. Forse stai forse mentendo. Mentendo. Bastava dire la verità. Per favore, ho sbagliato, diamo, non lo rifarò più. Io amo Marci. Ha fatto una bestemmia. Non lo so, però una... non lo so. Allora è sbagliato, è sbagliato. Non lo so, raga, non mi convince sto ragazzone. C'è Parrins in live? Sì, è Parrins in live, cioè. Perché? Lo videochiamo e gli chiedo se devo sbannarlo. Va bene, ci sta, mi piace questa cosa. Ciao bro, mi senti? Sì, che ti senti. Ciao, lo so che sei in live, ascolta. C'è il signor Filippo Ors che ha bestemmiato nella mia chat e secondo te dovrei sbannarlo? Mi hanno chiesto di chiederti, quindi chiedo. ha scritto... ha scritto un bestemmione pesante e poi dice, per favore, ho sbagliato, io ti amo. E quindi... so. Però allora io sono dell'idea che se scappa per sbaglio, ma per sbaglio e ti chiede scusa... gli puoi chiudere un occhio. Beh, chiudiamo un occhio, dai. L'ha detto Parrins, allora ci sta. Lo riammetto e dico Parrins ha detto ok. Ha detto ok, quindi ho sbannato. Va bene, era solo per questa cosa qua. Ciao live. Ah, grazie, salutamelo. Non lo fa più. Ciao chat, ciao. C'è Nico su TS per caso, raga? Sì, adesso chiediamo anche a Nico. No, di lì che lo devo videochiamare. Nico, come lo devi videochiamare? Sì, no, beh, lui ovviamente non adesso glielo dico, vado giù, arrivo. Sì, cioè, ha detto va bene, che puoi pure videochiamarlo. Ciao Nico, ciao, sei in live ovviamente. Ascolta, Pino 000000000 mi ha scritto che ciglione. E secondo me voleva dire una parolaccia, no? Però poi ha scritto... Marci, però ciglione non è una parolaccia. Vuol dire che hai le ciglia lunghe. Infatti, secondo te dovrei riammetterlo? Io no. Sì, poverino. Cioè, effettivamente hai le ciglia un po' lunghe. Sì, okay, concordo con Nico su questa cosa, concordo. Oggi le ho viste. C'è stato un fraintendimento. Vabbè, raga, Nico ha detto di sbannarlo. Raga, lo sbagniamo. Cioè, se bisognava proprio sbannarlo, lo sbagniamo. Cos'è che ha scritto come altri messaggi? Sembra una vagigia. E qui è palesemente intende valigia. Valigia. È palese che intende valigia. No, ma perché sto ragazzo qui vuole sempre intendere qualcos'altro. Sì, no, è palese. Allora, facciamo così. Siccome Nico ha detto che bisogna sbannarlo, lo sbagniamo, raga. Solo perché l'ha detto Nico. Grazie, Nico, ci sentiamo dopo. Dopo, passate al canale di Nico. Ciao. Nico ha detto di sì, quindi sbagniamolo. Riammetti, Nico ha detto che effettivamente ho le ciglia un bel lunghe. Ciglione. Alexander the King scrive: ciao tro. Però no, aspetta, prima dice: raga, fermi un attimo, perché doveva concentrare tutta la potenza di quello che stava per scrivere, capito? Quindi non ho fatto niente. Poi è proprio perché lui dice: cioè, ero talmente power quando l'ho detto che ero sopra il ban. Rifiuti. Raga! Fermi tutti. Fermi tutti. Ha rifiutato. Fermi tutti. Questo cosa ha mandato? Un pene di nuovo? Sì, un altro pene. Riammetti. Raga, io però io non basta posso supportare mandare peni. Peni! Basta! Le prossime le continuiamo la prossima volta.